torna in casa la formazione dell'Under 17 di Segecin dell'Arezzo contro i Parietà del Teramo. Si tratta della quarta giornata di campionato, il Teramo che ha punteggio pieno insieme alla Juve Stabia, quota 9, secondo miglior attacco del campionato, un solo gol subito, dunque numeri che fanno capire il valore di questi ragazzi del Teramo contro un Arezzo che però viene da due vittorie consecutive, quella a Pagani per 2-0, ancora più netta quella in casa della Casertana per 3-0, dunque la squadra allenata da Beppe Forasassi, anche dal punto di vista dei risultati, sembra far denotare un percorso di crescita, Arezzo che dunque è in classifica quota 6 e che teoricamente potrebbe anche tentare quest'oggi l'aggancio in testa alla classifica. Fischia l'arbitro, parte Falco col destro, proprio Girà che traversa e poi si è alzata la bandierina, traversa del Teramo su questa bellissima punizione da parte di Falco. E Zaccaro va invece a cercare il mezzo Milanesi, è proprio lui ad anticipare Barduagni e a portare in vantaggio l'Arezzo, ha letto benissimo la traiettoria del corner, si è inserito di testa come gli aveva suggerito qualche istante fa Forasassi, gli aveva detto Forasassi qualche istante fa vai sul portiere e lui ci è andato, è arrivato anche prima e ha messo dentro di testa al 38esimo, dunque l'Arezzo passa in vantaggio. Cambria, controllo di Cambria dall'altra parte verso De Luca che può entrare, De Luca col destro traversa, che saetta di De Luca con la palla che è scesa all'improvviso, colpito la traversa, rimessa ancora in attacco per il Teramo, Caffarelli, pallone lunghissimo verso Calvanese, c'è una deviazione e poi un guizzo di Basile che evita l'autogol. Rimessa lunga di Di Domenico, anticipato Marini, palla rimessa dentro, attenzione che rimane lì, Marini, Marini da terra, Marini fuori! Milanese, attenzione a Zaccaro, sta uscendo il portiere, scontro tra i due, attenzione, l'arbitro giallo. Purtroppo c'è bisogno addirittura della barella per Zaccaro, ovviamente gli facciamo grandi auguri e l'arbitro fischia alla fine, esulta tutta la panchina dell'Arezzo che fa l'impresa, batte il Teramo fin qui capolista per 1-0, terza vittoria consecutiva per la squadra di Forasassi che dopo aver battuto Paganese e Casertana per 2-3-0 supera per 1-0 anche il Teramo che fino a questo momento le aveva vinte tutte 3-3 segnando 10 gol subendone uno solo, oggi ha subito il secondo, quello di Milanesi con un po' di sofferenza che negli ultimi due minuti di recupero in cui l'Arezzo si è complicato un po' la vita da solo, però c'è una bella vittoria. Sì, no, io faccio una fatica tremenda, non riesco a capire come mai con i grandi faccio fatica, con i piccoli faccio fatica sempre. Però è chiaro che loro è una bella squadra, sicuramente una delle migliori che abbiamo visto finora. Siamo stati bravi a capitalizzare una delle poche occasioni che ci è capitata e poi abbiamo difeso con un certo ordine, anche se poi alla fine ti prende l'apprensione. Poi fare tanti cambi così non è facilissimo che poi la squadra ritrovi misure e geometrie, ma insomma dai, l'importante è che credo che i risultati ci aiutino a crescere, a lavorare, a dare un pochino di serenità al nostro ambiente che ne ha bisogno. Tra l'altro poco prima del gol avevi detto a Milanesi vai sul portiere e ha fatto gol. Sì, vabbè. Lo dico tante volte che poi il gol non viene, per una volta che viene rimarchiamola, mi raccomando. Comunque è una crescita della tua squadra al di là della gestione di alcune fasi di partita che mi sembra costante. Sì, no, crescita c'è perché è chiaro che lavoriamo dal 7 d'agosto, quindi i ragazzi in campo sanno già stare in un altro modo e vedo, insomma, cominciano a capire i meccanismi. Ti ripeto, poi dopo facendo 6-7 sostituzioni la squadra viene stravolta, non abbiamo poi caratteristiche precise, quindi un pochino sicuramente dobbiamo soffrire, però queste tre partite ci hanno dato la dimostrazione che lavorandoci ci possiamo stare anche noi e ci possiamo divertire. I risultati aiutano, no? Perché sicuramente, io ho sempre detto, i risultati aiutano a lavorare, aiutano a migliorare, aiutano a capire che probabilmente stiamo facendo il lavoro giusto.